Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 febbraio. Speriamo che oggi l'audio funzioni meglio di ieri. Ieri è stata una situazione disastrosa, mi scuso con tutti voi perché veramente era incomprensibile quello che stavo dicendo. E partiamo dalla unica questione che riguarda tutti quanti i giornali di oggi. Ovviamente, buongiorno Andrea, buongiorno Concetta, che state su Instagram e su Facebook prima di arrivare. Vediamo quali sono i temi della giornata. Quello fondamentale ovviamente resta il coronavirus e chissà per quanto tempo ce lo terremo attaccato. Io faccio tre proposte, diciamo molto ma molto banali sul coronavirus, per evitare di dire tante minchiate come stiamo dicendo in questi giorni. Molti di voi mi hanno accusato perché hanno detto tu sdrammatizzi il coronavirus, vi ricorderete nei primi giorni. Poi oggi che cosa è successo? Abbiamo drammatizzato, anch'io mi sono fatto prendere, ma più che dalla drammatizzazione collettiva secondo me, dalla serietà di questa malattia, perché in realtà c'è un problema in questa malattia, nel senso che le persone che devono essere ricoverate rappresentano un problema, perché ci sono altre che invece seriamente sono ricoverate che vengono cacciate. E poi si è arrivato a dire che è poco più di un'influenza, oggi lo dicono tutti quanti, ma su questo poco più di un'influenza abbiamo distrutto l'economia per una settimana di questo paese. Tre cose che vi chiedo: la prima, mi dovete spiegare per quale motivo al mondo, leggo sui giornali, vorrebbero fare a porte chiuse una partita di calcio Juventus-Inter che c'è questa fine settimana, che verrà vista dal globo terrestre, una di quelle partite che danno il senso, se la facciamo a porte chiuse, che l'Italia è nella merda fino al collo. Già abbiamo chiuso il salone del mobile, quindi il mio hashtag, come direbbe qualcuno, è Juve Inter con tutti dentro. Tutti dentro, mascherine, non mascherine, come avviene in un paese normale che vuole vivere in modo normale, perché qui normali non siamo. Toc toc! De Magistris, ma mi spieghi perché è chiuso le scuole di Napoli? Io voglio sapere dal sindaco di Napoli per quale cazzo di motivo ha chiuso le scuole di Napoli. Peraltro le scuole di Milano, che sono chiuse, sono anche chiuse in contemporanea, spero con tutte le altre città, al carnevale. Quindi chi se ne frega, si sono fatti la settimana bianca e poi la scuola è chiusa, più o meno. Ma l'idea di chiudere le scuole a Napoli mi non deve spiegare. Io voglio sapere per quale motivo De Magistris, qual è il motivo per il quale ha chiuso le scuole a Napoli. Ma volete, me lo spiega Patrizia, me lo spiega Alfredo, me lo spiega Fabiano? Io non l'ho capito. Terza cosa, che non ho capito, ce l'ho per tutti quanti, perché fino a ieri a Milano i bar dovevano chiudere alle 18 e oggi i bar possono chiudere anche alle 20 o alle 21 o alle 22? Mi spiegate che cazzo è cambiato rispetto a ieri nell'epidemia, nella diffusione? Anzi, ho visto oggi il governatore della Lombardia con la mascherina perché c'è una sua collaboratrice positiva. Me lo volete spiegare cosa è cambiato rispetto a ieri? Intanto potete stare al bar, ma non potete essere serviti fuori dal... cioè vi devo servire al banco. Io sono straordinariamente contento, così nelle discoteche tra un po' arriveremo all'idea che se non c'è il tavolo non entri, una bella misura, diciamo, reazionaria. Andiamo poi sulle notizie di oggi, a parte questi miei tre consigli, Juve, Bar e Napoli, perché Sala ha detto non si può spegnere tutto, iniziamo dai musei. E beh, insomma, inizia dai musei, inizia da dove te pare, sei tu il sindaco di una città, cioè sei il sindaco della città e fai quello che ritieni più giusto nei confronti della città. Mi ricordo un assessore di quella città che ha detto attenzione perché forse non ci sarà da mangiare. Fontana intanto in isolamento, ve lo dico per precauzione, e l'OMS invece, il titolo del Corriere della Sera, di cui non vi dovete fidare, non del Corriere della Sera, dei titoli dei giornali perché sono sempre sintetici, buongiorno Giordano e Marco, dice bene, bene Italia, basta panico. Ma in realtà poi nei giorni scorsi l'OMS aveva detto male Italia. Allora, se l'Italia si sta comportando, diciamo, in maniera un po' isterica, ma soprattutto nei suoi politici, nel duo Casalino-Conte che è imbarazzante, beh, anche l'OMS non mi sembra. Sembrano dei fulmini di guerra. Fino all'altro giorno l'Etiope, che è amico dei cinesi, ci aveva spiegato delle cose come la Cina era brava, poi ci hanno detto che la Cina non era stata brava, poi dell'Italia ci hanno detto che si era comportata male, oggi ci dicono che si sta comportando bene. Non sono i titoli dei giornali, e sono proprio questi dell'OMS che poi, insomma, sembrano degli scappati di casa. Avete sentito bene? Scappati di casa, come spesso avviene nelle organizzazioni delle Nazioni Unite, scappati di casa. E nel frattempo niente più tamponi per gli asintomatici, vi ringrazio, perché questa è l'idea fondamentale, cioè quella di non darci tipo Tafazzi, come possiamo dire, secchiate sulle palle, quando il 95% delle persone guariscono. Il 5%, che è un numero enorme, deve essere ospedalizzato, guariscono senza praticamente sintomi, sintomi o con lievissimi sintomi. Nel frattempo
straordinaria la Rai. Mi ricorda quando c'era quel genio di Campo dall'Orto con la sua fedele scudiera, Dalla Tana, che era la direttrice di Rai 2 e Campo dall'Orto era il direttore. Era all'epoca che faceva un programma che si chiamava Virus. Mi ricordo che in quei giorni mi chiamarono e mi dissero: no, non devi parlare dell'aereo di Renzi, no, non devi parlare della politica, tu devi parlare del dramma di queste ragazze che sono andate, mi ricordo, con un autobus in Spagna, non mi ricordo neanche che cazzo fosse. E io gli ho detto: voi siete scemi. Voi siete scemi, io parlo nel mio talk show di quello che mi pare e che reputo essere interessante, e se il talk show non va bene mi cacciate a calci nel sedere. Il talk show è andato bene e loro mi hanno cacciato a calci nel sedere, ma non è un fatto di vittimismo il mio, è una cosa normale, in tutte le aziende ti dicono quello che devi fare. Ma l'idea che oggi la Rai abbia chiuso ieri due programmi straordinari della Brucchi e della Vita in Diretta, io la trovo come sempre una cosa incredibile, incredibile, perché casa Salino e Conte dimostrano quello che sono, cioè gente che doveva stare al Grande Fratello, che ragionano in questi termini, che non hanno capito che andare un giorno col golfetto in giro in tutte le televisioni non ritira dentro i buoi del casino che hanno combinato. Se oggi c'è un nuovo... Semmai oggi la Rai dovrebbe farle, come tutti noi, le straordinarie, per raccontare quello che straordinariamente questi stronzi sono riusciti a fare nell'economia italiana, ma non glielo permettono di fare. Nel frattempo il Parlamento europeo, avrei voluto vedere nelle trasmissioni della Brucchi e di Vita in Diretta, che l'avrebbero fatto sicuramente, questa stronzata, perché poi dicono sono gli italiani. Il Parlamento europeo ha messo in quarantena i Lombardo-Veneti. Toc toc! Chi è il presidente del Parlamento europeo? David Sassoli, un italiano presidente del Parlamento europeo, che permette al Parlamento europeo di dire che gli italiani devono essere in quarantena se vengono dalla Lombardia e dal Veneto. Ben gli sta, diciamo, a questi fenomeni del Parlamento europeo che vogliono e applaudono Rachete perché porta gli africani in Italia, ma quando il parlamentare europeo va a Bruxelles e c'ha la quarantena e quindi non può partecipare, no? Applausi alla Rachete perché arriva in Italia da parte del Parlamento europeo, che viene presa lì con i suoi dreadlock della minchia e viene applaudita da tutto il Parlamento europeo, ma i parlamentari lombardo-veneti non sono accettati nel Parlamento europeo. Questa è la situazione del Parlamento europeo. Complimenti alla nostra storia. Infine, poi non poteva mancare l'idea che l'avvocato del popolo, il genio di Conte, da avvocato del popolo diventasse, come dice il Tempo, il PM del popolo, perché sono indagati i medici e c'è un'indagine senza indagati per Lodi, Codogno, eccetera, per quegli ospedali là. Questo è un paese che è morto se un PM oggi si inizia a occupare di questa stronzata. Ci sono quelli che stanno in ospedale a lavorare, eccetera, e c'è il PM che gli deve rompere i coglioni. Perché? Perché cosa? Procurato allarme? No, che procurato allarme? Epidemia, strage epidemica. Non so quali potrebbero essere i rischi. Ricordate che questo è un paese in cui hanno indagato anche quelli che si occupavano dei terremoti, i geologi, perché non l'avevano previsto. Ecco, questo è il paese. Quindi immaginate che fine faranno questi medici di Codogno. Nel frattempo, mi auguro che il tentativo di mandare a quel paese premier e portavoce, perché sono in realtà i due uomini, voi verrà da ridere, ma Conte e Casalino sono quelli che comandano in questo paese, Palazzo Chigi, Conte e Casalino sono sotto i riflettori dell'altra coppia di fatto di oggi, i due Matteo, Renzi e Salvini, che ormai tutti quanti in retroscena dicono che stanno chiedendo un nuovo governo di unità nazionale. Nel frattempo Travaglio è tutto contento, perché dice: ci voleva il virus per far passare la legge sulle intercettazioni, che è una spregevole legge giustizialista per cui ti possono mettere il Troia nel tuo telefono con grande facilità, di cui ne pagheremo le conseguenze nel futuro. Cambia il vento e forse anche il governo, si augura e spera il giornale Sorgi, durissimo, durissimo anche lui sulla stampa contro un governo e tutte le minchiate che hanno fatto. L'ultimo capitolo di questa vicenda coronavirus è quella che riguarda Borioni, il virologo che tutti voi conoscete, e lì c'è un po' ragione Daniela Ranieri sul fatto, perché oltre a farne un ritratto, perché era quello che diceva: in Italia il rischio del virus è zero, il virus non circola, e questo l'ha detto 10 giorni fa e poi improvvisamente sembrava un fascio leghista, ma la cosa straordinaria, che io la trovo fantastica, è che questo Borioni ha già pronto il libro.
Ha già pronto il libro, cioè fra 3 giorni esce il libro di Borioni dal dalla peste al coronavirus e l'importanza della scienza. Ragazzi, ma qui stiamo veramente... allora vale tutto e capisco perché i vari Borioni, i vari Ilaria Quapa, tutte persone straordinarie, capo attaccato al Movimento 5 Stelle, Borioni attaccato al 5 Stelle, io non so quell'idea lennista che il nemico del mio nemico sia un mio amico, non ce l'ho, ma tutti questi attaccati al 5 Stelle che vogliono i soldi per venire in televisione, ci hanno pronto là il libro sulla cosa, rispetto alla direttrice dell'ospedale che sta lì a lavorare mattina e sera e non ha il tempo di scrivere un libro perché cerca di salvare i pazienti del coronavirus, beh, insomma, chi preferite voi? No, ve lo chiedo, chi preferite? Io preferisco la Gismondi. La Gismondi. Ciao Barbara, buongiorno, benvenuta anche a Vincenzo e Pier Giorgio. Infine, l'altra cosa straordinaria, e qui cambiamo il capitolo, sono le sardine. Perché Cerchietto è andato e andrà alla prima puntata della De Filippi, dove vorrei andare, ve lo dico anch'io, io vorrei andare pagato dalla De Filippi, vorrei andare, vorrei avere e vorrei diventare tronista, l'ho detto con Sgarbi l'altra sera, o giudice, cioè io ho l'idea che lì quello sia un contesto di giovani in cui ti pagano, in cui hai un sacco di soldi, in cui ti diverti, in cui esci da sé, è perfetto, perché io sono un, come posso dire, un destro gaudente, mi piacerebbe, adoro, cioè mi piacerebbe, va bene? Mentre, e la sardina no. E la Sardina è una persona impegnata, cioè Cerchietto, è uno che ci ha spiegato, e andrà lì a fare il discorso contro l'odio. Il discorso contro l'odio. Allora, io ho provato a leggere Crippa sul Foglio e come al solito non ci ho capito una minchia, perché era divertito dall'idea di quelli del Foglio che leggono, che amano le sardine, e che poi se le vedono dalla De Filippi che loro non tanto amano, perché hanno questa puzzetta sotto il naso. Poi dopo, come spesso avviene per i pezzi del Foglio, capisci che sono pezzi che sono scritti più per quello che li scrive pezzi che per noi lettori. Insomma, non ci si capisce un H. Tutti con il virus Ferrara scrivono per se stessi e non per i lettori. Poi vado sul Fatto, in cui dicono: ma benedetti ragazzi, che ci è andata a fare a Mediaset? Già ci sono stati a Mediaset, probabilmente non da noi, perché a Rete 4, come hanno detto loro candidamente, Porro mi deve chiedere scusa per andare, non la De Filippi, che non gli avrà chiesto scusa e l'avrà invitato per andare a raccontare questo discorso contro l'odio dalla De Filippi. Ma chi cazzo sono questi sardine? Ma perché mi devono fare il discorso contro l'odio? Ma che ne sanno? Ma da dove arrivano? Ma chi rappresentano? Ma chi se ne fotte quello che pensa Cerchietto sull'odio? Ma a voi interessa quello che pensa Babbo Natale sull'odio? Pensate che il vostro barista possa dire una cosa intelligente sull'odio? A me non me ne fotte nulla di quello che dice. Però siccome la De Filippi non sbaglia un colpo, probabilmente ha capito che c'è una massa di coglioni in giro per il mondo che può essere interessato a un discorso dell'odio, sull'odio, fatto da Cerchietto. Straordinario. Secondo me, come stanno le cose, non interessa un cazzo a nessuno, interessa soltanto il titolo. Cioè questa specie di grande balena bianca che è Amici, che riesce a fagocitarsi anche l'inutile, diciamo, è la fine, la morte di un esperimento che non è mai esistito. Infine, difesa dei descalzi. Oggi Belpietro difende l'amministratore delegato dell'ENI, il che va anche bene, ma il punto fondamentale l'ha fatto anche l'altro giorno Fazzo sul Giornale. Ma io mi chiedo, ma perché ce l'avete tanto con Zingales? Se Zingales ce l'ha tanto con Descalzi, cosa vera e giusta, il problema mi sembra piuttosto ridicolo. Zingales è un professore liberista che sta a Chicago, ma che cazzo ve ne frega se ce l'ha con Descalzi? Non mi sembra che sia Soros che sia il grande complotto internazionale. Descalzi mi sembra che abbia le spalle sufficientemente larghe per difendersi dagli attacchi di Descalzi, che io non voglio neanche entrare nel merito. Descalzi e Zingales non si amano, e pare che ci sia questa battaglia di Zingales con Descalzi, amministratore delegato dell'ENI. Io temo che Descalzi un nemico ce l'abbia, e non è Zingales, ed è il Movimento 5 Stelle, che non perdona, come c'è scritto sul Fatto nelle settimane scorse, non tanto la tangente in Nigeria, ma una questione, diciamo, di affari familiari. Di questo, per essere chiari, è quello che si stava occupando il, diciamo, i giustizialisti di casa nostra. Intervista a Gualtieri, fantastica, sul Messaggero. Indennizi, attività straordinarie per coloro che subiscono danni dal coronavirus, e poi finalmente una mezza paginata su Roma. Sapete qual è la soluzione su Roma del candidato nella zona ZTL di Roma 1, cioè di Gualtieri? È più risorse per la capitale. Più soldi per Roma, io la trovo fantastica. I più soldi per Roma da dove arrivano? Nel posto in cui è più tassato al mondo, certo non sarà da Roma, ma dal resto d'Italia. Cioè il resto d'Italia deve pagare perché Roma è la capitale d'Italia. Beh, straordinario. Regionali, Orlando oggi su Repubblica ci spiega che ci vuole un maggiore accordo, partire dalla Liguria, tra PD e
e 5 Stelle. Vabbè, se gli piace a loro questo accordo, continuassero. Direi che per oggi è tutto, ma che c'era De Filippi? Che cosa ha fatto per l'Italia? Che vada nelle case? Vabbè, simpaticissimo. Grazie a tutti quanti voi per questi commenti. Ci vediamo sul sito nicolaporro.it, perché su questa roba qua voglio lo stadio aperto, voglio i bar aperti e voglio soprattutto che i ragazzi vadano a scuola. Spero che qualcuno mi segua. Ciao!